pizza da sporto o piatto gourmet direttamente a domicilio? Nessun problema, da oggi basta un click. Il comune di Fano ha infatti lanciato un sito, o meglio una landing page, che unisce già una quarantina di bar, ristoranti e altri locali che effettuano il cosiddetto takeaway o che consegnano le loro specialità direttamente a casa dei clienti. Una vetrina in continuo aggiornamento, nata per sostenere le attività della città della fortuna in questo momento così delicato, ma anche per aiutare i fanesi a scegliere cosa mangiare per cena direttamente online. Su visitfano.app si potranno trovare informazioni, menu, foto dei piatti e con un colpo di mouse si potrà persino telefonare. È un momento di crisi, le attività sono in difficoltà, i ristoratori scendono in piazza, ma il comune è sceso in campo per fare qualcosa. Ma sì, assolutamente. Innanzitutto crediamo che questo difficile momento si attraversi soltanto su un momento di comunione e solidarietà. Bisogna che ci uniamo tutti insieme e capiamo tutti insieme come attraversare questo momento. Molte attività lo stanno facendo, anche proponendosi con asporto, con consegne a domicilio, oppure realizzando anche dei portali digitali a fine di rendere meglio la comunicazione sulla propria attività e sui propri servizi. È per questo che nel nostro sito visitfano.app abbiamo implementato questo servizio dove sarà possibile trovare tutte le attività che danno veramente questo tipo di, che fanno questo tipo di attività. Quindi tutti i ristoranti, i locali che fanno consegne a domicilio a sporto si troveranno in una mappa, le persone potranno andare nel sito, tramite delle iconcine potranno trovare la scheda del locale che dà questo tipo di servizio, quindi lì trovare numeri di telefono, trovare le immagini dei menu, piuttosto che i prezzi del menu che il locale propone, e chiedere informazioni, quindi chiamare per capire, insomma, per potersi fare capitare a casa le vivande, piuttosto che per andare a prendere il prodotto direttamente nel locale come asporto. Ecco, quindi sono tante le attività che stanno facendo questo, è difficile capire quante ce ne sono, il Comune di Fano si mette a disposizione per creare un luogo fisico dove il cittadino può entrare e può trovare tutte le informazioni che gli servono rispetto ad un servizio che ovviamente in questo momento è più che opportuno. Quanti locali stanno partecipando? Ma in questo momento sono circa una quarantina i locali che hanno già aderito, anche grazie a nostra sollecitazione. Oggi siamo proprio qua per dire tutti i locali che vogliono aderire, che hanno deciso di implementare questo servizio, basta che ci mandano una comunicazione, una mail all'indirizzo turismo@comune.fano.pu.it o semplicemente chiamando il nostro ufficio turismo, dove ci sono i nostri addetti che proprio in questi giorni stanno lavorando a questo progetto, dando informazioni sul nome dell'attività, informazioni in generale dell'attività, siti o numero di telefono e foto, immagini di magari dei prodotti che stanno vendendo, piuttosto che del menu intero con i prezzi che in un qualche modo chiederanno servizio a cliente.